Allora, nell'ultima lezione abbiamo affrontato il problema del calcolo del campo elettrico prodotto da una distribuzione cilindrica di carica, che è una carica Q distribuita uniformemente sulla superficie di un cilindro conduttore. Abbiamo visto come questo campo elettrico sia tutto radiale, dipenda solo dalla coordinata radiale in un sistema di riferimento cilindrico, quindi coordinate z, r, theta, e come il modulo di questo campo valga 0 ovviamente all'interno del conduttore, quindi per una r minore di a, essendo a il raggio del cilindro, mentre all'esterno vale tratto 2 pi greco epsilon r per r, quindi sia proporzionale alla carica per unità di lunghezza della struttura. Questa è la soluzione rigorosa per cilindro infinito, ottenuta assumendo tutte quelle proprietà e simmetrie di cui abbiamo discusso. Bene, a partire da questa soluzione, quindi a partire da questo risultato, oggi studiamo un paio di applicazioni notevoli di questa soluzione, la prima delle quali è il cosiddetto condensatore cilindrico, un condensatore che è largamente utilizzato soprattutto in elettronica. Un condensatore cilindrico è un condensatore in cui le armature sono due cilindri conduttori coassiali. Quindi c'è un cilindro interno coassiale con un cilindro cavo esterno. Vediamo L, la lunghezza totale di questa struttura. Questa è un condensatore cilindrico, ma è anche la struttura del cosiddetto coassiale, di cui vi parlerò dopo. Il condensatore cilindrico quindi è realizzato in questo modo: due conduttori coassiali, tra cui viene interposto un dielettrico di costante epsilon. Le armature di questo condensatore quindi saranno ovviamente l'anima interna, il conduttore interno e il conduttore esterno. Se vediamo in un sistema di riferimento cilindrico, z è la coordinata che si sviluppa lungo l'asse, a z costante la proiezione di questa struttura è la seguente: saranno due circonferenze concentriche prima di raggio A, che corrisponde al cilindro interno, la seconda di raggio B, che corrisponde alla superficie interna del cilindro esterno. Per la stessa ragione che vi ho già esposto quando abbiamo studiato il condensatore sferico, in elettrostatica è irrilevante lo spessore del cilindro esterno, perché senza che vi ripeta gli stessi passaggi che abbiamo visto nella lezione sul condensatore sferico, intanto, se ci mettessi qualunque spessore all'interno del conduttore esterno, il campo sarebbe ovviamente zero, ma se la distribuzione di carica, quindi la carica positiva, se cediamo carica positiva al conduttore interno Q e carica negativa al conduttore esterno, la carica negativa si depositerà
sulla superficie interna. Trattandosi di un condensatore, deve essere verificata la condizione che la carica negativa in valore assoluto deve essere uguale a quella positiva. Se mi metto all'esterno di questa struttura e sovrappongo gli effetti, ci vado a sommare in qualunque punto il campo prodotto dalla carica positiva in assenza di negativa e viceversa, i contributi si annulleranno. Quindi questo oggetto, dal punto di vista elettrostatico, è uno schermo perfetto. Tutto il campo resta confinato all'interno. In qualunque punto esterno alla struttura non c'è campo. Ok? In altre parole, valgono le stesse considerazioni che abbiamo svolto per il cilindro sferico, per il condensatore sferico, quindi non mi ripeto, valgono le stesse cose. Il campo all'esterno è zero, il campo è tutto confinato all'interno e per le stesse ragioni di cui alla volta scorsa, il campo all'interno, cioè nell'intercapedine, è solo quello prodotto dalla armatura positiva, quella interna. Quindi in questo modo io so dove è il campo è solo nell'intercapedine, e quanto vale. Il campo è esattamente quello dato dal cilindro carico positivo interno isolato, come se non ci fosse quello esterno. Quindi si applicano le stesse considerazioni che abbiamo fatto per quello sferico. Ovviamente non l'ho detto nel caso sferico, lo diciamo adesso, se io invertissi la distribuzione delle cariche, mettessi meno qui e più sull'esterno, cosa cambierebbe? Nulla dal punto di vista delle proprietà. Il campo esterno sarebbe ancora zero, il campo interno sarebbe ancora quello dovuto alla sola carica interna, l'unica cosa che cambierebbe è il verso di questi vettori. Ok? Bene. Ovviamente io adesso sto facendo un'approssimazione che poi discuterò. Tutto quello che vi dico è vero a patto che questa struttura sia infinita, perché la soluzione che sto considerando è quella di cilindro infinito. Ovviamente nella realtà il condensatore avrà una sua lunghezza, non sarà infinito, ma su questo torneremo alla fine del calcolo. Adesso supponiamo che per questa struttura finita si possa utilizzare la soluzione ottenuta per la struttura infinita, quindi stiamo facendo un'approssimazione. Se è così, mi chiedo quanto vale la capacità di questo sistema che chiamo condensatore. Facciamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto la volta scorsa. Per definizione, chi è la capacità? È il valore assoluto della carica, chiamiamolo Q, diviso la tensione tra le due armature, chiamiamola VAB. La tensione, come abbiamo visto la volta scorsa, viene misurata dall'armatura positiva verso l'armatura negativa, per convenzione. Sappiamo pure che questo è anche uguale alla differenza dei valori, dei potenziali assunti nei punti A e B. Chi sono A e B? Facendo le stesse considerazioni della volta scorsa, si può dire che A è un qualunque punto del conduttore interno, B è un qualunque punto del conduttore interno, uno qualsiasi, e questi punti li possiamo collegare con qualunque percorso. Vi ricordo, lo ricordo per l'ennesima volta, queste proprietà derivano dalla prima legge di Maxwell, cioè sono conseguenza delle proprietà del campo elettrico scritte qui. Cioè conservatività. Ve lo ricordo ogni volta perché a un certo punto rimuoveremo l'ipotesi che secondo membro sia zero e ci toccherà capire come comportarsi quando qui comparirà un termine diverso da zero. Per ora valgono queste proprietà. Benissimo. Allora, visto che io ho questo grado di libertà, posso scegliere a piacimento i punti A e B, posso scegliere a piacimento come collegarli, ormai avete imparato a capire che io faccio delle scelte che mi semplificano il calcolo dell'integrale. Per calcolare la tensione devo integrare che cosa?
devo fare un integrale curvilineo, devo integrare la proiezione di un campo su un vettore tangente. Siccome il campo è orientato lungo R, qual è il modo più semplice per fare questo calcolo? Scegliere un vettore tangente che sia proprio R, in modo che quel proprio scalare sparisce. Questo è il modo di operare, l'abbiamo fatto già in un paio di casi, lo faremo sempre così. Cioè io mi gioco quel grado di libertà, quella possibilità di scegliere a piacimento il percorso, scegliendomi quello più semplice, ai fini dell'integrazione. E qual è il percorso più semplice? Se io voglio calcolare un'integrale di linea, il percorso più semplice è allinearsi alle linee di campo. Se voglio calcolarmi il flusso, il percorso più semplice qual è? La superficie più adatta è quella la cui normale si allinea al campo. Questa è la regola. Quindi, quando calcolo l'integrale di linea, allineerò la tangente al campo. Quando calcolo l'integrale, il flusso, allineerò la normale al campo. Questo è tutto. Se ci ricordiamo questi due trucchetti, si capisce perché poi gli integrali ve li svolgo nel modo che vi faccio vedere. Quindi, cosa devo fare? Devo calcolarmi VAB. Chi è VAB? Per definizione, abbiamo detto, è l'integrale tra A e B lungo un qualunque percorso colleghi questi due punti di chi? Della componente tangente del campo elettrico lungo quel percorso. Benissimo. Allora, ripetiamo il modo di ragionare. Se prendo come A e B i punti prendo la direzione radiale e prendo come A e B i punti corrispondenti a questa retta giacenti rispettivamente sul conduttore interno e sul conduttore esterno, io scelgo questo tipo di cammino per integrare. Perché? Perché lungo questo cammino il vettore tangente è proprio uguale a R. Quindi se mi metto lungo questo cammino io sto integrando lungo R e quindi il punto A coincide con R uguale A piccolo, il punto B coincide con R uguale B piccolo, il campo lo sappiamo vale Q tra 2π epsilon RL in modulo, poi sappiamo che è allineato lungo R. Sappiamo che va proiettato lungo T, che a sua volta uguale R, e va integrato lungo R. Questo è tutto. Faremo sempre così. Vi ricordo che R per R ci dà 1, quindi sparisce quel prodotto scalare. E quindi ci resta da integrare una funzione scalare, è l'integrale di una variabile di una funzione scalare di quella variabile, che è R. Tiriamo fuori tutto ciò che è costante dall'integrale, quindi Q tratto 2π epsilon L è una costante, e ci accorgiamo che l'esercizio ci chiede di integrare 1 su R. Quanto vale? Chi è la primitiva di 1 su R? Il logaritmo naturale di R. Quindi qui abbiamo Q tra 2π epsilon L, logaritmo naturale di R calcolato tra gli estremi B ed A. Sarebbe il logaritmo di B meno il logaritmo di A. Per le proprietà dei logaritmi sapete che questo si può scrivere come logaritmo del rapporto. Ok? Bene, se volessi calcolare il potenziale, cosa dovrei fare?
lo facciamo dopo. Facciamo un attimo la considerazione finale sulla capacità. Questa è la tensione. Se conosco la tensione posso ricavarmi la capacità di questa struttura. La capacità di questa struttura, se vado a fare Q diviso VAB, sarà 2 pi greco epsilon L diviso il logaritmo di B su A. Quindi la capacità di un condensatore cilindrico, come tutti i condensatori, è direttamente proporzionale alla costante dielettrica dell'isolante che abbiamo messo nell'intercapedine. Quindi se per qualche ragione questa epsilon viene al denominatore, significa che ho sbagliato il calcolo, non può essere, deve essere direttamente proporzionale. E poi, come al solito, dipenderà da parametri geometrici. In particolare, in questo condensatore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza, quindi aumenta se fate crescere la lunghezza dell'oggetto, ed è inversamente proporzionale al rapporto tra raggio esterno e raggio interno. Quindi, come nel caso dello sferico, se voi questo B lo fate tendere ad A, cioè restringete sempre di più l'area occupata dall'isolante, quello tende al logaritmo di 1. Quanto vale il logaritmo di 1? Vale 0. Quindi tenderebbe a 0, quindi potreste far crescere a dismisura la capacità avvicinando A a B, cioè assottigliando sempre di più lo spessore del dielettrico, ma vedremo oggi che questa operazione è consentita fino a un certo limite, altrimenti il dielettrico non regge più la tensione imposta. Quindi, perché nella realtà i dielettrici non possono sopportare qualunque tensione, sono isolanti fino a certi valori di tensione, altrimenti io potrei teoricamente portare al minimo questa distanza una lamina di isolante e massimizzare la capacità utilizzando il logaritmo. Bene, la stessa struttura dal punto di vista concettuale descrive anche un'altra applicazione, che è il cosiddetto cavo coassiale. Questo normalmente è il condensatore cilindrico ha un rapporto di aspetto, cioè il rapporto che c'è tra la dimensione caratteristica nel piano trasverso, diametro di questo oggetto, o se volete il raggio, e la sua altezza, la sua lunghezza, è un rapporto di aspetto di un ordine di grandezza, non di più. La stessa struttura viene utilizzata per studiare un'altra applicazione, che è il cosiddetto cavo coassiale. Nel cavo coassiale, per intenderci, quelli che vengono usati per la televisione o per il satellitare, i cavi bianchi, a differenza dei cavi bipolari utilizzati per il trasporto di energia elettrica, quelli che troveremmo con cui sono cablati gli impianti elettrici, hanno una struttura in cui i cavi sono esattamente disposti così. Se andate ad aprire un cavo coassiale trovate un'anima interna normalmente rigida, poi c'è una zona di dielettrico, PVC o equivalente, e poi c'è un'anima esterna molto sottile. Molto sottile perché, come vi dicevo, in realtà lavora solo la superficie interna, quindi non c'è bisogno di avere uno spessore esterno molto ampio. I coassiali sono fatti così. C'è tutta una serie di ragioni per cui vengono usati i coassiali. I coassiali non vengono utilizzati per trasporto di energia, quindi a 50 Hz non trovate il coassiale. Il coassiale è un tipo di cavo utilizzato per il trasporto di informazioni, quindi segnali televisivi, segnali satellitari, dove, come vi dicevo, non è tanto importante l'efficienza energetica quanto la qualità del segnale che arriva a destinazione. Abbiamo parlato nella lezione in cui vi ho calcolato la condizione di massimo trasferimento di potenza. Cosa sto dicendo? Un segnale elettrico che proviene da un'antenna o da un satellite è un segnale fortemente immerso nel rumore, perché
proviene da un'antenna che capta non solo quello che vogliamo, ma tutto quello che sta arrivando in quella regione di spazio. In quel tipo di applicazione è fondamentale migliorare la qualità del segnale in tutti i modi possibili. Un modo possibile è quello di proteggere il segnale da qualunque altro tipo di interferenza. Questo tipo di problema va sotto il nome di compatibilità elettromagnetica, ne parleremo in un seminario che mi sto preparando per la fine del corso. In altre parole, lì non mi preoccupo tanto dell'efficienza, quanto del fatto che quella corrente che arrivi sia la più pulita possibile dal punto di vista del segnale che stiamo trasportando. Questa struttura qui è utilizzata tantissimo a livello TLC, quindi di applicazioni telecomunicazioni, perché è una struttura schermante. Io vi ho fatto vedere come il campo prodotto all'interno resta all'interno. In realtà si applica anche una reciprocità elettromagnetica. Una struttura in grado di schermare dall'interno verso l'esterno fa anche il viceversa. Se mettessimo una sorgente qui all'esterno, questa regione di spazio sarebbe schermata rispetto alla sorgente. Quindi questo tipo di struttura offre una protezione naturale al segnale e viceversa, offre una protezione naturale a chi sta all'esterno, che non viene, tra virgolette, disturbato dalla presenza di questo segnale. Adesso noi siamo abituati a ragionare con i circuiti elettrici. In realtà, quando passate alle applicazioni in alta frequenza, due segnali si possono disturbare anche se i loro circuiti non sono collegati. In bassa frequenza questo non può essere, abbiamo visto, se un oggetto non è fisicamente collegato con un generatore non vede corrente, è la BC. In alta frequenza non è così. Quando superiamo questo tipo di condizione quasi stazionaria, entriamo nel mondo in cui conta la propagazione, voi sapete benissimo che il cellulare lo avvicinate al monitor e i due oggetti si sentono, eppure non sono collegati fisicamente. Perché? Perché la corrente di uno genera campo, il campo si va a, in qualche modo, ad accoppiare con i circuiti dell'altro oggetto e induce correnti come se avessimo acceso un generatore. È ovvio che questo tipo di fenomeno è un fenomeno che deteriora il segnale, io non voglio questo e quindi vado verso strutture come il coassiale che sono naturalmente schermate. In pratica il conduttore esterno funziona da schermo per l'interno e viceversa. Tornando a noi, se questo oggetto è un coassiale, normalmente quello che si fornisce del coassiale, la capacità è sempre la stessa. Però questo è un cavo, a questo punto, come tutti i cavi, come vedremo, i parametri dei cavi vengono dati per unità di lunghezza. Quindi prendete, perché in quel caso il rapporto di aspetto è molto più spinto. Voi potete avere un diametro di pochi centimetri e un cavo di 100 metri, mentre in un condensatore, come vi dicevo, è molto più contenuto il rapporto di aspetto. Quando avete a che fare con i coassiali, normalmente viene fornita la capacità per unità di lunghezza, che non è altro che C2L, e quindi 2π greco epsilon diviso il logaritmo di viso A. Quindi, o vi viene dato questo valore, che è la capacità totale, oppure molto più comunemente per i cavi viene fornita la capacità per unità di lunghezza, così come vedremo daremo la resistenza per unità di lunghezza oppure l'induttanza per unità di lunghezza. Bene, l'ultima considerazione che volevo farvi sul coassiale è la seguente, sul condensatore è la seguente. Ho lasciato in sospeso il discorso legato all'approssimazione, e cioè vi ho detto, noi stiamo utilizzando per il calcolo di questo parametro le formule che in realtà abbiamo estratto per il caso di cilindro infinito, ma qui il cilindro non è finito, è una lunghezza finita. Cosa succederà nella realtà? Quando io vado a troncare questo oggetto, quindi realizzo l'oggetto fisico che è questo qui, dopodiché questo è il mio elettrodo positivo e questo è l'elettrodo negativo. Ok? Quindi questi qua saranno i morsetti A e B di quello che poi diventerà il mio componente circuitale che chiamo condensatore.
Bene, cosa accadrà nella realtà? Nel momento in cui vado ad affettare questa struttura cilindrica che ho supposto essere infinita, in realtà cosa accadrà? Accadrà che se vado a guardare le linee di campo elettrico, nella regione lontana dai tagli, il campo elettrico è sostanzialmente lo stesso che calcolerei per linea, per struttura infinita. Quello che succede ai bordi invece è che qui, avendo tagliato la struttura, io avrò un campo che farà così. Le linee di campo si deformano, le linee di campo vanno sempre dalla carica positiva interna a quella negativa esterna, però stavolta, vedete, io ho troncato la struttura, quindi costringo il campo a perdere quella simmetria e a richiudersi come può, tra virgolette, fatemi usare questo termine non proprio scientifico. In realtà immaginate di avere questo effetto a fontana, per cui è come se aveste tagliato bruscamente, il campo si deve comunque chiudere da più a meno e si richiuderà così, con quelli che vengono detti effetti di bordo, sia sopra che sotto. Questi effetti creano una perturbazione alla capacità, perché se andassi a fare il calcolo che ho fatto prima, io dovrei tener conto della effettiva struttura del campo in questa regione qui o anche qui. Ovviamente questi effetti saranno sempre più trascurabili quanto più lungo è il cilindro, perché quando vado a portare in conto gli effetti della zona centrale, se questa zona è molto lunga rispetto a quelle periferiche, fatemi ragionare così, non è propriamente così, ma per farvi capire in modo semplice. In altre parole, la mia struttura, il condensatore vero, è un'approssimazione della struttura ideale, tanto più vera quanto più L è lungo rispetto al diametro. Quindi si applica per valori del rapporto di aspetto elevati. Che significa elevati? Almeno un ordine di grandezza. Quindi L deve essere almeno 10 volte il diametro per avere una buona approssimazione. Buona approssimazione significa nell'ordine del percento. Ovviamente, come in tutti i nostri calcoli, se voglio migliorare l'approssimazione devo spingermi con rapporti di aspetto più elevati. Oppure, se ho un condensatore corto che non ha questi rapporti di aspetto, che devo fare? Questa soluzione che calcolo così analiticamente è solo un'approssimazione di quella vera. Può essere inaccurata anche in maniera consistente, 20, 30, 40% di errore. A quel punto l'unico modo per calcolare quella vera è risolvere il problema con tecniche numeriche, scrivere quelle equazioni, discretizzarle e andarsi a risolvere il problema. Ok? Quindi la soluzione analitica che vi presento e che useremo noi negli esercizi o è la soluzione vera perché siamo in condizioni di rapporto di aspetto spinto e quindi l'errore che commettiamo usando quella soluzione è minimo, oppure, se non è la soluzione vera perché non siamo in queste condizioni, vi fornisce un punto di partenza che è molto importante, perché quando andate a usare degli algoritmi numerici per risolvere un problema di ingegneria, qualunque esso sia, molti di questi algoritmi hanno una struttura cosiddetta iterativa, cioè fanno un primo tentativo, provano una soluzione e poi affinano via via la distanza che c'è tra la soluzione numerica e quella attesa. Questi algoritmi hanno una convergenza tanto più rapida quanto più vicini siete alla soluzione nel tentativo iniziale. Molti di questi algoritmi vi portano sulla soluzione qualunque sia il punto di partenza. Però potete immaginare che se io già parto da una soluzione che è vicina a quella vera, il numero di step richiesti per arrivare a quella vera sarà molto più piccolo, banalmente. Addirittura, se ci sono casi di problemi non lineari, potreste avere più soluzioni numeriche e una sola è la soluzione fisica. In quel caso è fondamentale partire nell'intorno della soluzione giusta, altrimenti il computer vi dà una soluzione che è accettabile dal punto di vista matematico, ma non è quella fisica. Non affronteremo questi casi, ma ci sono tantissimi casi nei quali, quando scrivete un modello matematico, vi ritrovate più soluzioni, perché ammette tanti punti di equilibrio, ad esempio. Se io voglio andare a capire un problema, voglio sapere dove è andata a finire la pallina.
scrivo un modello matematico che mi dice la traiettoria di questa pallina, di una struttura del genere. Se la pallina stava qui all'istante iniziale, allora teoricamente tutte queste posizioni sono soluzioni ammissibili. Può stare qui, 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 qui. Ma una sola è la soluzione fisica ed è quella compatibile con la posizione precedente della pallina. Se all'istante zero la pallina stava qui, c'è una sola soluzione fisica. Quattro soluzioni matematiche, ma una fisica. La vera è questa. Questa qua, ovviamente. Se io parto con un algoritmo di ricerca della soluzione e il mio tentativo iniziale non so dove metterlo, vi rendete conto che potreste pescare una qualsiasi di quelle soluzioni senza avere la minima certezza che sia la vera soluzione. Quindi perché vi dico questo? Perché il fatto che noi stiamo calcolandoci delle formulette semplici non limita l'applicazione di queste formule solo ai casi ideali. Abbiamo visto, queste vanno bene anche nei casi reali, in certe condizioni, e in realtà andrebbero comunque bene almeno come tentativo iniziale di prima approssimazione di una soluzione che poi magari affineremo con tecniche diverse. Quindi è fondamentale studiarci queste strutture cosiddette canoniche che ci danno l'input di come, di dove muoci, almeno l'ordine di grandezza. Ci dicono, stiamo parlando di microfarad o di millifarad o di picofarad e non brancolare nel buio e cercare a tentativi di trovare la soluzione. Bene, allora, l'ultima struttura che vedremo, e anche la più semplice, è quella planare, che poi darà luogo al condensatore piano. Questa la vediamo molto velocemente perché si parte dalla soluzione del problema elettrostatico per una lamina. Quindi immaginate un parallelepipedo carico, di cui questa è la proiezione nel piano XZ. Stavolta finalmente ritorniamo alle coordinate cartesiane. Quindi immaginate sia di coordinate X, l'asse Y è ortogonale alla lavagna ed è entrante, e Z è l'asse che vi ho disegnato. Immaginate che questa adesso sia la proiezione di una lamina che nelle direzioni Z ed Y sia infinita, mentre nella direzione X abbia uno spessore finito pari a D. Ok? In altre parole, sto prendendo una lamina del genere e la sto estendendo all'infinito lungo Z e lungo Y. Questa è la mia lamina. Quindi un parallelepipedo che si estende all'infinito in due direzioni. Quindi questo è l'altro caso finale che studieremo, altra struttura canonica, la più semplice se volete. Iniziamoci a calcolare quanto vale il campo e poi vedremo quanto vale la capacità di un condensatore piano. Bene, se mi metto in un punto qualsiasi all'esterno di questo conduttore, P, quindi X, Y e Z, il campo elettrico è esattamente allineato come mostrato in figura, cioè vado a misurare il campo, mi ritrovo come direzione la direzione X, quindi quella ortogonale alle facce estese di questo
parallelepipedo, scusatemi, quello ortogonale a piano YZ dove si estende all'infinito la carica, con la direzione col verso che conosciamo, deve essere uscente perché abbiamo caricato positivamente la lamina. Bene, come faccio a calcolarmi quanto vale il campo? Il campo è diretto lungo x e da chi può dipendere? Solo da x, perché nella direzione yz la carica si estende uniformemente all'infinito. Quindi il campo, se dipende da una coordinata, sarà solo la coordinata x ed è allineato con x. Per x maggiore di 0, altrimenti è allineato con meno x. Per x minore di 0. Per x, scusatemi, per essere più precisi, per x maggiore di mezzi e per x minore di meno di mezzi, visto che tra meno di mezzi e di mezzi il campo è zero, come sappiamo. Con questa struttura di campo posso calcolarmi l'integrale, il flusso e quindi applicare la legge di Gauss e fare quello che abbiamo fatto per tutte le altre configurazioni, cioè associare la carica al campo prodotto dalla stessa. Devo scegliermi una superficie opportuna. Che superficie sceglierò? Un parallelepipedo. Devo adattare, devo sposare le simmetrie del problema. Il problema stavolta ha una simmetria naturale nel sistema di coordinate cartesiane, quindi uso il parallelepipedo. Per cui, cosa faccio? Vado a scegliermi un parallelepipedo che intercetterà una porzione di questa lamina, la cui proiezione nel piano XZ sarà questa. Per esempio, no, scusate. Deve passare per il punto che mi interessa, chiaramente. Quindi lo faccio passare per P. Ok? Questo significa che il parallelepipedo intercetterà questa superficie, questo punto P a coordinate X e intercetta anche il suo simmetrico che si trova alla stessa Y, alla stessa Z, ma alla coordinata meno X. Chiamo P'. Chiamiamo vediamo di fare un disegnino anche in astronometria. Immaginate che questo sia il parallelepipedo sigma e in particolare ci servirà, chiamiamo S l'area della superficie della lamina intercettata da questo parallelogramma. Se voi avete chiuso in una scatola questa lamina, avete intercettato un pezzettino di questa lamina, come vedremo di questa lamina ci servirà la superficie che abbiamo tagliato nel piano YZ, quindi il piano ortogonale a X. E lo vedremo fra un attimo perché ci serve quella superficie. È molto semplice, quando devo fare il flusso di D, quindi di E per Epsilon, avendo questa struttura, questo sarà uguale a Q diviso Q sigma diviso Epsilon, per il teorema di Gauss. Bene, sigma è l'unione di sei facce,
e le sei facce del parallelepipedo. Ma per come è fatto il campo, il flusso sarà nullo su quattro di queste sei facce. Perché? Vedete, mettetevi per esempio sulla faccia che giace nel piano XY, quella superiore. Questa qui. Il campo come è fatto? Il campo è diretto lungo X, quindi il campo è tutto tangente a questa faccia, non c'ha componenti normali. Quando il campo è tangente non fa flusso. Se volete ragionare in altro modo, chi è la normale a questa superficie qui? Z. Qual è il prodotto scalare tra Z e X? È 0. Quindi il campo qui non fa flusso. Qui non fa flusso. La superficie che coincide proprio col piano della lavagna, questa qui nel piano XZ, ugualmente non ha flusso, perché la normale sarebbe questa e il campo sarebbe così. Quindi di queste sei superfici, le uniche due che fanno flusso sono queste. Questa qui, che corrisponde a questa, è la sua opposta a coordinata meno X. In entrambi i casi cosa avete? Se andate a fare il prodotto scalare del campo qui, provate che il campo è diretto lungo X e la normale di questa superficie coincide con X. Se lo fate da parte opposta, il campo è diretto lungo meno X, ma anche la normale è diretta lungo meno X. E per evidenti questioni di simmetria, il campo d'ora assoluto calcolato qui sarà uguale a quello calcolato qui. Quindi, in altre parole, che vi sto dicendo? Tutto questo ci dice che il flusso totale si può calcolare calcolando il flusso attraverso solo questa superficie e moltiplicandolo per 2, perché l'altra superficie che si trova a meno x vi darà esattamente lo stesso contributo. Ok? Quindi, chiamiamo SX, questo è il piano, abbiamo detto YZ. Sarà due volte il flusso attraverso la superficie del piano YZ del campo. Ok? Il campo a sua volta su quella superficie è diretto lungo X, la normale a quella superficie è X, e quindi come al solito questo qua è uguale a 1. Ok? A questo punto il gioco è fatto, perché il campo integrando dipende solo da X, ma tutti i punti della superficie S che ho chiamato SXY sono a X costante, SYZ, scusate. Questa è la superficie che giace nel piano YZ, quella che vi ho tratteggiato in rosso. Okay? In tutti questi punti X è costante, quindi l'integrando è come al solito costante, quindi lo tiriamo fuori dall'integrale, quindi facciamo l'integrale di 1. L'integrale di 1 è proprio l'area della superficie che io genericamente ho chiamato S. L'avevo detto all'inizio, ci servirà l'area di quella superficie tratteggiata. Quindi l'integrale è molto semplice, 2 di X per S. A questo punto applico il teorema di Gauss, quindi tutto questo è uguale a Q su Epsilon. La Q qual è? Non è tutta la carica della lamina, sarebbe infinita, e la lamina è infinita, ma è la carica intercettata da quel box che abbiamo usato per l'integrazione. Quindi tutta la carica depositata nella lamina di area S e spessore D. Mi accorgo quindi che, pur avendo supposto che il campo elettrico possa dipendere da X, nei fatti non dipende da X, perché non c'è nessuna grandezza che dipenda da X. In altre parole, è che teoricamente se poteva dipendere da una coordinata doveva dipendere da X,
è in effetti dato da Q diviso 2 epsilon S. E quindi nei fatti non dipende neanche da X. Il campo è uniforme, è costante. È uniforme in tutto lo spazio. Il suo valore assoluto è Q diviso 2 epsilon S. Questo viene anche indicato come sigma diviso 2 epsilon, dove sigma è la carica per unità di superficie, quindi sarà coulomb su metri quadri. E la carica depositata sulla superficie di questa lamina diviso la superficie stessa. Ok? Il campo quindi non dipende da X. In altre parole, il campo invade tutto lo spazio, a differenza delle altre configurazioni di carica, non decade più. Anche se X va all'infinito, il campo non decade più. Se fosse una sfera andrebbe Q1 su R quadro, se fosse un cilindro andrebbe Q1 su R, per un piano, quasi più, per un piano non decade più, va all'infinito, non si smorza più. Perché? Nel primo caso la carica è tutta confinata al finito, nel secondo caso la carica ha una direzione in cui si estende all'infinito il cilindro, nel terzo caso ha due direzioni in cui va all'infinito, con due direzioni in cui va all'infinito il campo non decade più, è uniforme in tutto lo spazio. Bene, adesso con questo risultato, 2 minuti e ci calcoliamo velocissimamente quanto vale la capacità di un condensatore piano, che è l'altra tipologia di condensatori che viene comunemente utilizzata. Un condensatore piano è una coppia di lamine poste a distanza D. Tra di loro, una viene caricata positivamente e l'altra negativamente. Chiamiamo X quest'asse. Sarà 0, questo sarà D. Benissimo, supponiamo, come abbiamo fatto per il caso del condensatore cilindrico, che questa struttura sia infinita in prima approssimazione. Anzi, scusatemi, ho detto una cavolata. Non supponiamo che sia infinita, supponiamo che possiamo utilizzare per l'analisi di questa struttura la soluzione che abbiamo ottenuto per la lamina infinita. Quindi la struttura è finita ovviamente, ma la soluzione che usiamo è quella per il caso infinito. Quindi valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto per il cilindrico. Questa soluzione va bene purché rapporto di aspetto, stesse cose che abbiamo detto per il cilindrico. Stiamo trascurando eventuali effetti di bordo. Se la soluzione è quella infinita, io posso sovrapporre gli effetti. E allora vedete, mettiamoci in un punto qualsiasi qui, all'esterno di questa struttura. In questo punto, quanto varrebbe il campo prodotto dalla carica positiva? Sigma diviso 2 epsilon. Con questo verso. Nello stesso punto, quanto varrebbe il campo prodotto dalla carica negativa? Sempre sigma diviso 2 epsilon, perché è uniforme, ma con verso opposto, perché la lamina negativa sta qui. E quindi i due campi sono uguali in modulo, opposti in verso, quindi il campo all'esterno è 0. A sinistra il campo è 0, per la stessa ragione a destra il campo sarà 0. Anche qui, rimettete in questo punto, come è orientato il campo? È meno così, deve andare verso la lamina negativa. Come è orientato il campo? È più così. Qual è il valore assoluto in entrambi i casi? Lo stesso, sigma su 2. Quindi sia qui che qui c'è una cancellazione completa. Dov'è l'unica regione in cui i campi non si cancellano, anzi si sommano? È la regione intermedia, perché qui, vedete, in un punto qualsiasi il campo è più, farebbe così, perché deve uscire dalla lamina positiva.
e il campo E- farebbe la stessa cosa perché deve entrare nella negativa. E quindi in un condensatore piano il campo elettrico è ortogonale alle armature, è tutto confinato tra le armature, va dall'armatura positiva all'armatura negativa e questo modulo è il doppio del modulo del campo prodotto singolarmente da ciascuna delle due armature e quindi varrà Q diviso epsilon S o se volete sigma su epsilon. Questo è il campo in un condensatore, questo è il campo della singola lamina. Bene, se questo è il campo del condensatore, il campo è uniforme, assume lo stesso valore dappertutto, è allineato alla direzione X, quindi ortogonale alle lamine, alle armature. La tensione tra due armature si calcola immediatamente, perché se io ho questo campo che è costante, quanto varrà la tensione tra l'armatura positiva e la negativa? Devo fare il solito integrale di linea tra A e B. Chi vado a prendere come A e B e come cammino di integrazione, come al solito, come ho fatto in tutti gli altri casi, sceglierò di integrare lungo la linea di campo che stavolta è diretta lungo X. Quindi se vado da A a B lungo X, A e B è un segmento allineato all'asse X parallelo, che succederà? Che questo diventa l'integrale tra A e B della costante Q diviso epsilon S. Quindi sarà la costante per l'integrale di 1, e cioè Q per B fratto epsilon S. E arriviamo al calcolo finale. La tensione, vedete, non è altro che E per D, in questo caso semplicissimo, in questa struttura semplicissima, la tensione tra le due armature si ottiene moltiplicando il campo per la distanza a cui avete messo le armature. O se volete, se conoscete la tensione, il campo si può facilmente calcolare, basta fare tensione diviso la distanza. Se questa è la tensione, chiudiamo con la capacità. La capacità che per definizione sarà Q diviso la tensione, epsilon per S su D. Questa è l'ultima formula che servirà e ci fornisce la capacità di un condensatore piano fatto di due armature di superficie S poste a distanza D separate da un dielettrico epsilon. Qui, ancora una volta, vedete, la capacità è direttamente proporzionale a epsilon e poi dipende da parametri geometrici, in questo caso dal rapporto tra superficie dell'armatura e distanza a cui ponete le armature. Ancora una volta, se avvicinate le armature cresce la capacità, come in tutti gli altri casi. Teoricamente se D tende a zero C va all'infinito. Bene. No, E è il campo del condensatore. Attenzione. Questo campo qui è il campo della lamina isolata. Io mi sto riferendo al campo prodotto nel condensatore che è il doppio della lamina isolata nell'intercapedio. Ok?